chiamo Dino Cordio, sono sindaco del Comune di Uzzano dal settembre del 2020. La comunità uzzanese ha subito come gli altri, come tutte le altre comunità dei comuni limitrofi, l'urto di questo virus molto contagioso che ha messo in serie difficoltà non soltanto chi ne ha avuto gli effetti materiali, fisici, ma anche coloro che hanno avuto gli effetti economici di questo virus. Quindi sto pensando alle attività, sto pensando ai tanti lavoratori che hanno visto ridotto il proprio livello di entrata economica. E questo ha comportato ad una situazione di estrema difficoltà, anche perché è passato un anno a questo punto da quel maledetto marzo del 2020. E dopo una prima fase in cui la speranza forse era anche più accentuata, una speranza di uscirne il prima possibile, dopo un anno gli effetti di questo virus si sono sicuramente fatti sentire in modo importante. Come hanno risposto? Questa è la domanda, e è una domanda appropriata. Con molta tenacia, con molta grinta e cercando anche nell'amministrazione comunale un punto di riferimento, e questo forse è il primo obiettivo che deve avere un amministratore locale, pubblico, un sindaco: essere il sindaco di tutti e un punto di riferimento per tutti, cercando di accogliere quelle che sono le richieste che provengono dalla cittadinanza, soprattutto in un momento di difficoltà come quello che ho detto adesso, e dare le risposte necessarie, anche indirizzando ai servizi giusti e corretti le persone con le loro necessità. La mia vita è cambiata molto dal settembre, perché pur essendo, diciamo, non nuovo all'amministrazione comunale, perché nel passato mandato ho ricoperto la carica di vice sindaco, si capisce cosa significa essere sindaco solo quando lo si diventa. Prima ci si può solo immaginare. È una carica totalizzante. I cittadini ti cercano sempre, a tutte le ore, in tutti i momenti della giornata, anche quando torni a casa con la borsa della spesa e i bambini che, diciamo, urlano o fanno le bizze. Ecco, sei sempre sindaco in quel momento. Quindi il tuo vicino di casa, la persona che incontri, comunque ha necessità e vede in te un punto di riferimento. A livello personale riesco a superare tutte le difficoltà grazie alla famiglia che che ho accanto, alla persona con la quale convivo da diverso tempo, i miei due bambini che mi danno supporto in questa importante esperienza. A livello lavorativo anche lì c'è una grande, perché sono convinto che sia necessario per chi ricopre incarichi pro tempore comunque mantenere una propria attività lavorativa, che necessariamente si riduce nel momento del mandato, però comunque anche a livello lavorativo ho in questa parte della mia vita messo da parte l'aspetto professionale per dedicarmi anima e corpo a questa importante carica. La qualità della vita che si trova anche nelle altre comunità limitrofe. Abbiamo servizi pubblici che funzionano, abbiamo delle scuole, nel Comune di Uzzano abbiamo la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e la scuola media, quindi ci fermiamo al ciclo di istruzione della scuola media, una scuola di qualità con docenti di qualità, maestri che mettono anima e cuore in quello che fanno e quindi riescono anche a restituire alla comunità un importante valore. Abbiamo dei servizi, abbiamo un comune che pur nella del personale, della dotazione organica del personale, perché non sono tanti i dipendenti del Comune di Uzzano, ma comunque è composto da persone che si impegnano quotidianamente per erogare servizi nel modo più corretto. Abbiamo una comunità che non lascia indietro nessuno, così come neanche le altre comunità vicino, perché all'interno del comune, grazie anche alla Società della Salute, abbiamo un servizio sociale importante, abbiamo uno sportello con l'assistente sociale una volta alla settimana che funziona e che comunque cerca di dare aiuto anche alle persone che temporaneamente si trovano in difficoltà. Abbiamo delle attività, un tessuto commerciale ed economico importante e anche affiatato, che
prima della pandemia ha dato dimostrazione di sé grazie a una serie di attività fatte di concerto con l'amministrazione comunale, penso a Giugno Zanese, che hanno visto protagoniste queste attività nella realizzazione degli eventi. Abbiamo un territorio meraviglioso, sono contento e orgoglioso di vivere in questa porzione di territorio perché oltre alle bellezze naturali contiene anche delle bellezze artistiche di importante livello. Abbiamo un centro storico veramente che è un gioiello e che abbiamo il dovere di mantenere, tutelare e valorizzare come si deve. Abbiamo delle attività ricettive pur non in presenza di alberghi di grande natura. Abbiamo bed and breakfast, abbiamo agriturismi sul territorio, abbiamo anche case vacanze che riescono a soddisfare la richiesta anche ricettiva e turistico-ricettiva. Con gli altri comuni della Val di Nievole stiamo provando anche a valorizzare al meglio i nostri territori grazie al cammino di San Jacopo, cercando di mettere in rete per ospitare anche pellegrini che in quella che è la via di San Jacopo attraversano quotidianamente il nostro territorio. Insomma, più di un motivo per poter venire ad abitare nel comune di Uzzano. Ripeto, e lo dico anche con molta umiltà, negli altri comuni della Val di Nievole. I giovani che risiedono sul territorio trovano nell'amministrazione comunale sempre un punto di riferimento, quindi abbiamo fatto attività che purtroppo si sono dovute interrompere a causa dei gravi eventi della pandemia, della situazione sanitaria, ma in passato abbiamo fatto attività di politiche giovanili che intenderemo riprendere appena possibile, appena la situazione pandemica ce lo consentirà. Per gli anziani, sempre in versione pre-pandemia, pre-emergenza sanitaria, abbiamo un centro polivalente dove, grazie anche al contributo della Società della Salute, una volta a settimana abbiamo creato come amministrazione comunale e supportato, grazie al contributo della Società della Salute, una serie di attività rivolte ai non più giovani o ai diversamente giovani, come amano chiamarsi loro, all'interno del centro polivalente. Quindi con attività non soltanto ricreative, perché si sono svolte delle tombole, si sono svolte delle attività di gara di torte piuttosto che altre attività ricreative, ma anche informative. Ricordo due occasioni di incontro con le forze dell'ordine per prevenire le truffe, in particolar modo gli incontri fatti al centro polivalente con la terza età e con le forze dell'ordine sono serviti anche per questo tipo di attività. Il volontariato è stato determinante per gestire questo momento di crisi. Lo dico con cognizione di causa perché prima da vice sindaco ho visto da vicino il sindaco quanto supporto abbia avuto nel volontariato e adesso da sindaco sperimento sulla mia pelle quanto supporto sto avendo dal mondo del volontariato. Noi abbiamo associazioni sul territorio, Pubblica Assistenza, Misericordia, VAB in particolar modo, che anche col supporto di altre associazioni, io le rammento, spero di non dimenticarne alcuna, però con gli scout, con l'associazione Gocce di Vita, Onlus e con tutte le altre associazioni di volontariato si sono trovate in prima linea per gestire questo momento di pandemia. Ricordo la distribuzione delle mascherine. Marzo 2020, quando sono cominciate ad arrivare le mascherine, con un lavoro di consegna porta a porta, che per un territorio come il nostro, che è caratterizzato dalla collina alla pianura, non è assolutamente semplice. Abbiamo trovato supporto nelle associazioni di qui sopra. Da noi anche ad oggi ci appoggiamo alla Misericordia, alla Pubblica Assistenza e alla VAB di Uzzano, la VAB Protezione Civile di Uzzano, per la consegna delle mascherine, che viene fatta in una settimana del mese, a degli orari precisi, e ci appoggiamo e ci supportiamo a loro. Il mondo del volontariato si è attivato in modo generoso sempre, prima della pandemia per attività anche ludico e ricreative, perché tutte le manifestazioni che abbiamo fatto anche di piacere hanno visto un loro coinvolgimento, e successivamente per situazioni non ludico-ricreative ma di emergenza sanitaria. L'Alert System
trovo sia un servizio molto utile per la cittadinanza e lo usiamo, lo usa in particolar modo il sindaco, facendo molta attenzione a non abusare del servizio, perché la comunicazione è giusto che sia mirata, precisa, puntuale, trasparente, ma non eccessiva, perché sennò poi rischiamo di non arrivare all'obiettivo, che è quello di informare correttamente la cittadinanza. Quindi lo usa in particolar modo il sindaco per eventi di particolare rilevanza. In particolar modo da inizio mandato, quindi da settembre 2020, l'ho usato per ogni consegna delle mascherine. Quindi quando c'è una consegna delle mascherine, parte la chiamata del sindaco ai cellulari collegati col sistema Alert System, che comunica l'inizio, le modalità e il termine della distribuzione delle mascherine. In occasione di eventi calamitosi e naturali, quindi allerta meteo, in particolar modo dal livello arancione in su, e che descrive chiaramente di che tipo di problema si tratta, quindi o che sia un problema idraulico, idrogeologico, o che sia un problema proprio di piogge consistenti, o che sia un problema di neve, di modo che i cittadini possano essere consapevoli dei pericoli che ci possono essere. Un sistema efficace quello dell'Alert System. Chiedono come fare per poter iscriversi alla piattaforma, per poter essere nella rubrica telefonica del sindaco quando chiama. Quindi in più occasioni, o direttamente attraverso la richiesta del numero di telefono qua dall'ufficio comunale, o attraverso la piattaforma online, che è utile e che funziona, periodicamente, insomma, diamo la comunicazione di come fare per poter essere inseriti all'interno della rubrica delle telefonate. Il programma elettorale che abbiamo presentato ai nostri cittadini prevedeva una serie di cose realizzabili. Non abbiamo promesso mari e monti, abbiamo sempre promesso cose che si potevano realizzare e che dovevano necessariamente essere inserite in questo contesto di situazione pandemica e di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo. Abbiamo una serie di opere pubbliche che aspettano da tempo di essere realizzate e proseguite, soprattutto perché qui sulla via provinciale nel corso dell'ultimo mandato sono state realizzate una serie di marciapiedi molto, molto importanti e che devono essere completati nella parte finale confinante con Pescia. Quindi quello è un impegno che ci siamo presi e dobbiamo necessariamente realizzare quel tratto di marciapiedi lì. Una valorizzazione del nostro territorio dal punto di vista turistico ancora maggiore, perché è come avere una Ferrari ma tenerla nel garage se uno ha un paese come Uzzano Castello e non riesce a valorizzarlo come si deve. Quindi una valorizzazione maggiore perché Uzzano possa diventare veramente anche fonte di attrazione turistica, grazie anche al legame che Uzzano ha con Giacomo Puccini, con il maestro Giacomo Puccini, che ha risieduto nel nostro territorio per qualche mese proprio presso Villa del Castellaccio, l'attuale villa di proprietà Anzilotti. Quindi noi abbiamo un'importante manifestazione lirica con un concorso lirico internazionale che coinvolge artisti provenienti da tutto il mondo, che tra agosto e settembre prevede anche la realizzazione di un'intera opera pucciniana presso Piazza della Costituzione. Quindi noi dobbiamo riprendere questo tipo di attività interrotta dalla pandemia appena possibile. Una riqualificazione di tutte le nostre aree di aggregazione, e ce ne sono, e diciamo una apertura ancora maggiore alla comunità della nostra scuola. Noi nel programma elettorale avevamo molto insistito sul concetto di scuola aperta, cioè una scuola che non si limiti a formare ragazzi nelle 6 ore di lezione, ma che possa anche restituire alla comunità in orario pomeridiano quelle che sono le proprie ricchezze interne. Fortunatamente, grazie al buon rapporto che abbiamo con la dirigente scolastica, questa è una cosa realizzabile, però è necessario che si coordini bene con questo periodo molto difficile. Alert System unisce l'amministrazione pubblica ai cittadini.